Adesso però è un momento speciale, perché abbiamo due personaggi importanti qui con noi, li intervisterò io. Loro sono Pierpaolo Segneri, un regista, una personalità versatile, ossia che ha fatto tantissime cose, ha scritto tantissime cose, è un ideatore di progetti, è un artista poliedrico, ha fatto tantissime cose, ne parleremo poi anche insieme a lui. E poi c'è anche Vincenzo Bocciarelli, sicuramente l'avrete questo nome, cioè vi ricorda qualcosa, perché ha fatto diverse fiction italiane, tra cui Il bello delle donne, Orgoglio, al cinema ha fatto La scuola più bella del mondo, ma tra l'altro è stato primo attore europeo protagonista a Bollywood, La strada dei colori, e ne parliamo insieme a loro perché hanno un progetto interessante, tutto da conoscere. Ciao Vincenzo, ciao Pierpaolo. Buonanotte, un saluto a tutti gli ascoltatori. Benvenuti ai nostri microfoni, è un piacere per me intervistarvi, soprattutto perché poi si parla di cinema, si parla di arte, è sempre bello parlare di queste cose insieme, soprattutto condividere. Molto, innanzitutto Sara, qui è Vincenzo Bocciarelli che parla, buonanotte a tutti i radioascoltatori. No. Noi siamo dei vostri grandi fan, poi tu Sara che, come dire, riesci sempre a mettere a proprio agio i tuoi ospiti, e non è facile perché quando si ha a che fare con i rompiscatole, no, scherzo. Grazie Vincenzo. No, però ecco, allora, siamo qui per una causa molto importante che poi torneremo anche più avanti a parlare, del progetto legato ai 40 anni dalla scomparsa del grande Charlie Chaplin, e Pierpaolo Segneri, che è qui accanto a me, regista e ideatore dell'attore, il volto, la maschera, giusto Pierpaolo? L'uomo e la maschera. L'attore, l'uomo e la maschera. Questo è il titolo di un progetto che è iniziato a gennaio e sarà, dimmi tu. Allora, innanzitutto volevo sapere come nasce l'idea. Perché a volte succede che a ridosso anche del compleanno, dell'anniversario, delle morti così importanti, soprattutto per chi ha fatto la storia, sia nel cinema, sia nel teatro, sia in tantissime altre attività, soprattutto che rappresenta anche l'arte, come viene l'idea di fare un progetto così importante? È semplice, un giorno di dicembre, una sera, sono stato al teatro a vedere Vincenzo Bocciarelli in uno spettacolo molto molto bello che dà il titolo Papà sei di troppo di Gianni Sotto. Bellissimo. Quando è finito lo spettacolo sono andato nei camerini da Vincenzo, perché durante la messa in scena ho avuto questo... un'illuminazione. Ho preso questa idea, questa illuminazione. Ho detto, ma lui è Chaplin. Tra gli attori che io conosco, che ho visto, che vedo nei teatri, nel cinema, nella fiction, l'unico che può fare un discorso del genere di rievocazione e reinterpretazione in maniera originale di Charlie Chaplin, di Charlot, e Vincenzo Bocciarelli. Gliel'ho letto negli occhi, sono andato e facevo sei tu, e lui dice chi sì, sono io Vincenzo. Sono proprio io. No, io sono rimasto completamente basito, ho detto questo è impazzito. Pierpaolo lo conosco da anni, anche perché è marito di una mia carissima amica, una grande giornalista, Camilla Nata, inviata, che salutiamo inviata della Vita in Diretta. E li ho visti arrivare, lei splendida come sempre, Pierpaolo che di solito è molto compito, molto appunto lui essendo docente, essendo composto, scrittore, essendo giornalista, insomma, con gli occhi che gli strabuzzavano dalle orbite, no? Perché quando si vede un'illuminazione, detto, cos'è l'effetto di passi di troppo, lo so che è arrivato veramente convinta, a tal punto che io lì per lì ho detto no. Infatti ho detto Vincenzo, guarda, pura, se non lo fai tu io non lo faccio di fronte progetto. A Charlie Chaplin, insomma, diciamo una bella responsabilità, molto mi sono sentito sì, perché se lui avesse detto no, guarda Pierpaolo, non me la sento, non saremmo qui oggi, non solo non ci sarebbe Vincenzo, non ci sarei nemmeno io, perché non l'avrei fatto, perché è l'unico attore oggi in Italia a poter interpretare Charlie Chaplin portando avanti lo spirito di Charlot, che ce l'ha negli occhi, l'ho visto in scena, il resto è il mio mestiere, se no farei un'altra cosa, è Vincenzo Bocciarelli, e lo dimostra quello che abbiamo fatto finora, soprattutto le fotografie di Michela Biancini, che dimostrano, grazie alla rete, all'online, si possono tranquillamente vedere su fattidicultura.net, quanto non di somiglianza, perché non è stato un ruolo, un gioco di imitazione, ma di interpretazione, sì. Quindi quanto c'era nei suoi occhi, nel suo spirito, che ricorda non il passato, ma qualcosa che ci serve per guardare al futuro. Che cosa ci dice oggi Charlot per il nostro presente e per il nostro futuro? La risposta è Vincenzo Bocciarelli, l'attore, l'uomo e la maschera.
Bellissimo, anche perché sappiamo bene Charlie Chaplin comunque anche senza dire niente riusciva a trasmettere cose meravigliose, importanti, entrato nella storia non dicendo nulla. Quindi anche il fatto che comunque ti abbia colpito lui, il tuo modo di recitare, è perché evidentemente con anche semplicemente il modo in cui ti muovi sul palco è perché riesci a trasmettere. Ma poi era un ruolo quello che stava interpretando, di questo giovane figlio di una società del futuro costretto ad uccidere il padre perché lo Stato, questo Stato proiettato appunto, ipotetico, obbligava i figli a sbarazzarsi dei genitori perché troppo ingombranti sia da un punto di vista economico e anche fisico per la società. Quindi era un personaggio opposto a quello che poteva, che restituisce invece l'immagine di Chaplin trassognante, poetica. Ci ho messo un mese prima di decidere, perché ci ho pensato molto, pensato molto silenziosamente, ho meditato, ci ho pensato, poi e a un certo punto a gennaio ho chiamato Pierpaolo, ho detto: Pierpaolo, vediamoci. Però sono andato in punta di piedi con grandissima umiltà, ma lui è stato straordinario perché mi ha accompagnato, mi ha preso per mano per affrontare questo viaggio così difficile ma straordinario, perché quando abbiamo fatto le foto al Teatro dell'Angelo lui ha allestito un gruppo di lavoro molto affiatato e estremamente umano, la supervisor Rosa Maria Scognamiglio, trucco e trasformazione di Saba Terlizzi. Ricordiamo il trucco importante, bravissima Saba Terlizzi, che appunto non si limita al trucco ma trasforma proprio la fisionomia di Vincenzo Boccerelli in Charlot. Ma la cosa, ecco, ti ridò subito la parola Sara, importante, è perché non era l'esteriorità quello che mi ha colpito di Vincenzo vedendolo in teatro con la somiglianza a Chaplin, ma quello che lui portava dentro. Il mio lavoro di regista è quello di tirare fuori dall'attore quelle corde emotive, emozionali, quegli aspetti che già appartengono all'attore e che cerca soltanto il modo, grazie al regista, di poterle esprimere. Ecco, questo è stato il lavoro. E oggi si direbbe, no? A scuola, perché tra l'altro insegnante, non noi diciamo educare. Educare viene dal latino, faccio una parentesi, educere, cioè tirare fuori da quello che ha dentro la persona e lasciare che emerga in maniera da potersi esprimere. Ecco, Chaplin, Charlot, era già dentro Boccerelli, io semplicemente tirato fuori. Esatto, ma non lo dico io, lo dicono tutti quelli che hanno visto le fotografie di Michela Biancini, tra l'altro bravissima, a soli 19 anni questa ragazza, che è un enfant prodige, bravissima, che tra altre cose ha gli occhi, assomiglia anche a Charlot, perché ha questi occhi così trasognanti, così desiderosi di esprimere, no? E lei, che poi è molto timida, di una timidezza, quando è di fronte, quando ha il mezzo fotografico, la macchina fotografica, si trasforma, ha una disinvoltura, una sicurezza che è impressionante. Che da 19 anni insomma è già una cosa che fa effetto, perché già si vede, è difficile anche vederla in fotografi che magari hanno diversi anni di esperienza, esatto, e sono sempre un po' timorosi, hanno paura anche di dire quello che devono fare, magari chi stanno fotografando, chi per, è dico per gli ascoltatori della notte. Michela Biancini si è diplomata al liceo artistico Via di Ripetta a Roma semplicemente il giugno scorso, quindi già al liceo aveva dimostrato queste sue qualità e adesso ha colto al balzo questa occasione. Poi diciamo il regista è un po' anche un talent scout, no? Uno scopritore di talenti. Allora sono andato a pescare una truccatrice anch'essa giovane, bravissima, che ha fatto veramente un lavoro straordinario, Michela Biancini, anche Giovanni Pirri con il suo network di siti online. Ecco, e il lavoro che ha fatto. Per Paolo di ricordare che certo. Giovanni Pirri è anche il regista dello short movie, cortometraggio, che parteciperà al Festival del Cinema, il Natural Classic Festival Cinema, sezione appunto cortometraggi, a Napoli a maggio ci sarà questo appuntamento importantissimo, sempre lo stesso titolo, L'attore, l'uomo e la maschera. Quindi state da gennaio, quando Vincenzo ha detto di sì a questo progetto, è partito un grande lavoro anche sui social. Ce ne vuoi parlare un po' brevemente, anche proprio per far capire
l'importanza di questo progetto e dove poi arriverete grazie a questo progetto. È nato tutto sulla rete, inizialmente soltanto con delle piccole pillole che svelavano o non svelavano, addirittura delle foto in cui c'era Vincenzo ma non si vedeva il volto perché c'erano le mani da truccatrice, e accanto a queste delle frasi poetiche, il messaggio forte che ne veniva fuori era un messaggio d'amore. Quindi, non frasi riprese anche da Chaplin, Charlot. No. Noi abbiamo attualizzato, noi ci siamo liberamente ispirati a Charlie Chaplin, è un omaggio che noi facciamo, ma cerchiamo poi l'originalità, no? E quindi restituire al presente quello che è il messaggio di Chaplin, Charlot, nella sua poesia, nel suo amore, anche nel suo dolore o comunque nella sua dignità. E piano piano, settimana in settimana, una serie di pillole su fattidicultura.net che intanto circolavano sui social network, su Facebook e sulle altre diciamo e possibilità social, della piattaforme. Rete, piattaforme eccetera, e si è creato un curiosità, dicevano ma che cosa sarà? Poi è venuto fuori il volto di Vincenzo Bocciarelli, ma no, Vincenzo Bocciarelli qualcosa che riguarda la TV oppure il cinema, mi chiamavano ma fai qualcosa per il teatro insieme a Vincenzo Bocciarelli? No, dovete scoprirlo, lo scoprirete pian piano. E poi è venuto fuori invece è diventato una mostra fotografica virtuale che potete ammirare su fattidicultura.net, una mostra di cultura .net, diciamolo, una mostra bene. Gratuita, accessibile a tutti, cioè sia che poi Fatti di Cultura si può anche utilizzare in due modi, cioè siamo fatti di cultura, quindi brava, noi stessi, oppure dei fatti di cultura, quindi si parla tre anche modi, di cultura, anche che noi ci nutriamo indovena di fatti di cultura. Fatti di cultura lì non ce l'ho arrivata però, cioè, capito? Beh, si presta a tante interpretazioni, comunque andate su geniale anche cultura, già semplicemente il nome net. E quindi è stato un successo perché è stata veramente seguita e accolta braccia aperte da tanti visitatori, e quindi ha avuto tante visualizzazioni anche dall'estero, no? Sì, e poi la possibilità, e poi credo la soddisfazione più grande sia anche quella che riuscire a far arrivare il progetto anche grazie ai social, adesso si può fare questo, arrivare oltreoceano. E questo è il nostro piccolo foto omaggio. La troverai chissà dove facendo un viaggio ripeto, è tutto disponibile in rete gratuitamente, quindi ognuno può andare a vedere sia la mostra virtuale in video, e quindi è un video che e sia foto una per una che ciascuno può godersi guardando semplicemente ogni scatto osservandolo. E comunque la mostra virtuale è praticamente una cosa recente, e quindi abbiamo avuto due mesi di notizie che di volta in volta venivano date e non date, cose, diciamo, dette, la pubblicità più funzionale è quella, la persona che si incuriosisce, quindi va anche passa a vedere parola, esatto, passa proprio, hai visto che cos'è, ma che cos'è secondo te, quindi piano piano poi si espande anche la voce. Ci sono stati casi di persone che poi hanno iniziato a collaborare con noi, che hanno visto questo progetto, mi hanno telefonato, dice per Paolo voglio partecipare anch'io, ma lo sai di che si tratta? No, però ma mi a prescindere piace, mi piace. E quindi questa è la più grande soddisfazione, anche perché è un riconoscimento a tanto lavoro che è stato fatto, e quindi anche all'impegno del regista, che è anche quello di mettere insieme le diversità. E poi lì inizia il difficile, il bello, quando poi all'atto pratico si inizia a realizzare il tutto. Ma la tua cosa hai pensato quando Vincenzo ti ha detto sì, ci sono? Beh, io veramente devo dire la verità, devo essere sincero, non avevo dubbi che ci saresti stato per un semplice fatto, che quell'illuminazione così è qualcosa che trascende, no? È qualcosa, è come colpo di fulmine in amore, no? Che trascina, anche trascina. Cioè la sua passione, l'amore, che cos'è? Certo, l'amore punto. Secondo me, questa è la mia teoria, l'amore è solo a prima vista. Quindi, infatti, cioè, dal famoso, secondo appuntamento finisce tutto. No, nel senso che sì, no, quello non è l'amore. Figuriamoci, è il eterno. Matrimonio. L'illuminazione è quello che ti dà la cosa. Quindi, infatti, una serie di segni che poi sono venuti fuori, che ci hanno dato dimostrazione della forza di un progetto che diciamo, è voluto dal cielo. Diciamo così. Pensa che una volta, Sara, una volta siamo entrati, eravamo in zona Borgo Pio, ci eravamo incontrati lì per fare un po' il punto della situazione. Ogni tanto noi, tra i miei impegni, i suoi impegni,
ci incastriamo, no, per portare avanti il progetto, che è molto lungo, e entriamo in un locale. In quel momento stavano proiettando nella televisione del locale Luci della Ribalta, Luci della città, Luci della città, diceva. Siamo rimasti folgorati dei segni proprio. E poi abbiamo scoperto che il proprietario era un grande appassionato di Chaplin e mandava continuamente i video dei film, le immagini e tutto. Insomma, è stato anche quello un segno che ci ha invogliato e rafforzato. E questo ha portato anche poi sì, che poi magari in altri momenti non era mai successo entrare in un locale, in un posto, e vedere qualcosa di Chaplin. Invece quando magari poi ti trovi in un progetto, in un anche in un contesto particolare, poi ecco succedono queste cose, perché si sviluppano delle energie, no? E che attirano. Infatti il produttore Domenico Mariani si è unito in seconda battuta quando ha cominciato a vedere queste energie positive. Allora ha messo a disposizione la sua associazione culturale Alberto Bragaglia e sì, Domenico Mariani ha detto: va bene, vi do una mano io e vi do la possibilità di produrre questo progetto. Ma noi eravamo già partiti con il progetto. Quindi intanto avete cominciato, poi quando le persone hanno cominciato ad interessarsi a quello che non si sapeva neanche che cosa sarebbe stato diventato, e tutto è andato avanti. E noi facciamo intanto un in bocca al lupo affinché tutto si possa realizzare e andare al meglio, visto che i progetti sono tanti e chissà, magari vi vengo sicuramente a vedere. Intanto vado a vedere la pagina e il sito, perché fattidicultura.net. vorrei un attimo anche dire una cosa, che proprio da ieri si è unito alla compagnia, alla nostra squadra, anche l'ufficio stampa di Francesco Caruso Littrico, e quindi dà una mano e ci stiamo diciamo divertendo, oltre che cresciamo come gruppo, e questo porta sicuramente nella direzione che noi auspichiamo. Però il nostro prossimo obiettivo, ce ne saranno tanti, è quello di trasportare la mostra virtuale in un ambiente fisico, in un ambiente reale, quindi addirittura con 20 scatti inediti mai visti, completare la mostra che c'è online e fare una mostra fisica reale a Roma. Questo è il nostro prossimo obiettivo, ovviamente spinti anche dal successo del nostro percorso online. E di questo parleremo poi nella prossima intervista, perché ci tornerete a trovare, non è vero? Ah, sì. Beh, io vi aspetto, Sara? Ormai, certo. Così mi farei qualche domanda anche a me, visto che questa volta e parte c'è la foga di ma io di guarda, dire io tutto. Sono felice, perché allora l'attore si deve anche lasciare abbandonarsi alla forza del regista. Io sono solo un interprete, un umile interprete. Bravissimo, come dire, bravissimo. Eseguo quello che lui dice di fare. La regia, la regia sovrana. La regia regna sovrana. Regna sovrana. Io ringrazio Pierpaolo Segneri e Vincenzo Bocciarelli per essere stati qui con noi. In bocca al lupo per il progetto. È un progetto importante, ne parlerò anch'io. Quindi anche noi di Banet Roma, voi di Banet Roma che ci state ascoltando, mi raccomando, andate a vedere tutte le informazioni su www.fattidicultura.net. Ma Sara. Grazie. Tra un po' i disturbatori ti trascina nel progetto, attenzione, va bene, fare qualche ruolo anche a te. Va bene, mi invento qualcosa. Allora, grazie a Vincenzo e Pierpaolo. Tornateci anche a trovare intanto la notte di By Night Roma. I nostri microfoni continua.